Condividi te o condivido io? Va Ma bene. il sociale che ci facciano proprio il modello della relazione tra persona e mondo sociale, altro sociale, partiamo proprio da un'introduzione che ci aiuti a capire come l'attenzione degli studiosi e economici per l'impatto della psicologia sociale sia stata proprio analizzata sul discorso di violenza sociale. Intanto, l'influenza sociale rappresenta un punto focale della formazione Buonasera a tutti, bentrovati nella nostra diretta del lunedì sera, cambio di orario, quindi per la nostra trasmissione del lunedì, quattro chiacchiere subacquee. Abbiamo anche cambiato il titolo perché Marchesini versus Pomi durava per il tempo del lockdown, adesso abbiamo cambiato il titolo. Questo sarà un appuntamento fisso che troverete tutti i lunedì sera fino a quando decideremo di fare poi una pausa estiva. Mi collego subito con lo studio di Bologna dove abbiamo l'amico Gianni che è il co-conduttore insieme a me di questa serata. Vediamo se appare Gianni. Gianni, buongiorno. Buongiorno Gianni, adesso ti accendo il Sì. Beh, microfono, eccoci qua. Buongiorno Gianni, benvenuto. hai detto bene, finalmente è finito questa cosa del lockdown e quindi adesso ce la giochiamo alle 21:30, dai, ancora per un po' fino a che non ci buttano via da questa trasmissione. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Il 21:30 che è su suggerimento del Venturoli perché lui aveva l'aperitivo alle 7:15 e quindi è stato un po' il Venturoli a farci passare alle 21:30. Allora, stasera abbiamo un ospite che vorrei che presentassi tu. Intanto io provo a collegarmi con lo studio di Ferrara perché noi ogni settimana abbiamo uno studio diverso. Vorrei che tu presentassi la nostra ospite di questa sera. Quindi quando sei pronta, io ce l'ho già sul canale in bassa frequenza, quindi quando vuoi la facciamo apparire. Eccola. Eccola qua. Chi è? Chi è? Giovanna Bucci. Raccontaci un po', Gianni, chi è Giovanna Bucci, così almeno la facciamo conoscere a tutti i nostri amici. Ma secondo me la conoscono già in tanti. La Giovanna Bucci è la nostra responsabile della sezione del settore Bus Diving Center scientifico. E in particolare lei si occupa di aspetti legati all'archeologia, ma cura anche tutte le parti che ci riguardano per tutto il settore scientifico, non solo quello dell'archeologia. Collabora con noi da oltre 10 anni e diciamo che con lei ci siamo evoluti, mi sembra la parola più corretta. Siamo usciti dal tunnel dei subacquei. Che ci giocano e che fanno sport e che fanno anche tante altre attività, ma con lei, insomma, ci siamo dati un tono, si potrebbe dire. Ciao Va Giovanna. bene. Ciao, Giovanna, ciao, buonasera, bentrovati. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Sono molto felice e molto onorata di essere qui questa sera, 8 giugno, visto che anche il World Oceans Day, e per me è un onore essere qui con voi e grazie ancora per l'invito. Allora, come sempre, tutti quelli che stanno seguendo possono interagire con noi mandandoci delle domande. Adesso a Giovanna faccio una domanda proprio classica che potrebbe anche durare qualche ora la risposta, però ovviamente noi dobbiamo condensare i nostri spazi. Vediamo, Giovanna, che cos'è l'archeologia subacquea nel mondo CMAS CDC? L'archeologia subacquea nel nostro mondo è contemporaneamente didattica e ricerca. Didattica come istruttori specializzati anche nel settore archeologico e nella subacquea scientifica. Ricerca perché abbiamo sempre abbinato alle nostre attività didattiche la ricerca sul campo. Quindi non è soltanto conservazione, tutela, studio, controllo archeologico in corso d'opera, verifica preventiva dell'interesse archeologico, disegno, rilievo, fotografia, ma è un insieme di tutto questo volto alla divulgazione anche del patrimonio sommerso. Nelle nostre attività ci siamo occupati spesso non soltanto di scrivere manuali, libri, ma anche articoli scientifici di progetti tutti realizzati insieme ai nostri allievi. Questo mi sembra una cosa molto importante perché il fatto che si possa pubblicare insieme con le ricerche fatte anche dagli allievi credo che sia un aspetto molto importante. Lo vedo non soltanto come istruttore, ma anche come docente universitario. Abbiamo effettivamente portato a termine Beh, diversi progetti.
Certo, Gianni, mi sembra che sia sicuramente un vanto avere un personaggio del valore di Giovanna tra di noi. Ricordati di accendere il tuo microfono, Gianni, perché hai il microfono spento, quindi devi accendertelo tu. Quindi avere un personaggio del valore di Giovanna tra di noi ha sicuramente portato del valore aggiunto notevole a quella che è la storia e la formazione di Dickmassa Diving Center. Ah, sicuramente, anche se noi non ci siamo mai fatti Abbiamo un mancare po' di ritardo niente. stasera. Noi non ci siamo mai fatti mancare niente, nel senso che la nostra formazione l'abbiamo sempre fatta sviluppare da professionisti di ogni settore che abbiamo affrontato, dai medici ai laureati in scienze della comunicazione, e quindi ci sembrava il minimo. Anche se la fortuna è stata grande, cioè voglio dire, ce ne sono tanti dei laureati, tanti professori, tanti dottori, come Giovanna non ne conosco. Ah, Ma non è che grazie, sono gentile. non dico che non ne conosco dal punto di vista delle cose che sa, perché io non sono neanche in grado di sapere le cose che sa lei e cosa sanno gli altri. Ma dal punto di vista della dedizione per far sì che queste cose vengano trasmesse e vengano soprattutto rese possibili a chiunque abbia anche un benché minimo desiderio di conoscerle. Questo è il grande valore aggiunto di Giovanna, che immagino che io non ho incontrato in altri, insomma. Grazie, Chiaro. grazie. Giovanna, questa slide che appare mi fa venire in mente la seconda domanda che ti voglio fare. Vuoi raccontarci un pochino la storia di qualche progetto che è già stato terminato ed è stato calendarizzato negli anni scorsi? Qualcosa che fa sicuramente gonfiare il petto a tutti noi di ICMAS CDC. Vuoi raccontarci qualcosa magari di questi progetti di cui mi hai mandato queste slide? Molto, con molto piacere, grazie. Ma la nostra federazione sta collaborando con alcune soprintendenze, in particolare con la soprintendenza del mare e con la soprintendenza del settore archeologico per l'Emilia-Romagna. La slide che si vede qui accanto è riferita al progetto Waterscape Archaeology in Sicily, un progetto che ha visto quattro campagne di indagine, un progetto di archeologia subacquea, però con un approccio modernizzato rispetto a quello che è la scienza canonica dell'archeologia subacquea, ovvero quello che è l'introduzione dello studio del contesto geomorfologico, storico, biologico di questo sito. È stata una collaborazione appunto con la Soprintendenza del Mare che ha visto la formazione di alcuni subacquei, giovani subacquei prevalentemente, sia iscritti nelle università del centro Italia, del sud e del nord contemporaneamente. Hanno frequentato il corso di Archaeology Diver e Advanced Archaeology Diver, quindi di archeologia di primo e secondo livello. Il progetto in questo momento è in fase di pubblicazione negli atti del convegno di Taormina, del convegno nazionale di archeologia subacquea di Taormina, che si è tenuto in Sicilia nel 2019. Per cui presto vedremo anche i risultati scritti di questo progetto, che ha visto una serie di immersioni volte alla mappatura archeologica dei fondali di Isola delle Femmine. Assieme a una serie di ricognizioni siamo riusciti a visitare anche l'isolotto, grazie al collega Roberto La Rocca, che ringrazio per la collaborazione attiva anche sul campo, e quindi a fare un piccolo survey di superficie per visitare quello che era stato già scoperto e scavato. C'era un po' di bibliografia nota, pubblicazioni di Sebastiano Tusa e di Roberto La Rocca, e a questo punto ci sarà una nostra pubblicazione che uscirà, presumo, quest'inverno, dove abbiamo addirittura proposto, diciamo, a compimento di tutte le nostre indagini, che hanno segnalato una cinquantina di punti di riferimento per quello che è la mappatura archeologica, la proposta di nuovi itinerari subacquei, su cui uno dei miei allievi laureandi dell'Università di Padova ha svolto anche una tesi. Nell'immagine che si vede qui, ad esempio, c'è un relitto moderno che usiamo come palestra per un primo approccio allo studio dei relitti sul fondale marino. Qui siamo a 5 metri, è un'immersione facilissima, molto agevole, che però consente di poter avere un bel approccio per quello che è il rilievo nautico in immersione, che non è così semplice come può sembrare fatto in maniera diretta. Certo, con il remote
freelancing o con un EcoSize Scansoner potrebbe essere qualcosa di più agevole, ma l'importante è capire anche come funziona un rilievo subacqueo. Qui invece c'è un'immagine di un altro nostro grande progetto che è durato quasi 10 anni, e sono le ricerche nelle acque interne, archeologia subacquea delle acque interne, indagini nel lago Tramonto di Gambulaga di Porto Maggiore a Ferrara. E anche questo progetto è in fase di pubblicazione. Qui uscirà un volume, grazie al supporto dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, che riguarda appunto 10 anni di lavori subacquei. E in questo caso, in questa foto, sto prendendo delle misure, dei riferimenti su uno dei megatronchi dentro i quali venivano scavate, con i quali venivano preparate le piroghe monossili, quindi quelle costituite da un unico tronco. Abbiamo documentato qui oltre 200 reperti che sono attualmente conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Verranno presentati anche tutti i reperti nella pubblicazione, quindi auspichiamo per l'autunno questo poter essere pronta, e quindi vi aspetteremo tutti per la presentazione di questo bel volume. In questo volume la collaborazione degli studenti e dei subacquei tutti è presente, quindi questo mi sembra un punto importante. Alcune prime notizie di questo progetto sono già anche online, nella mia pagina di Accademia Edio si possono già leggere alcuni anteprimi relative ai ritrovamenti principali, cioè dal margine spondale romano, tardo antico, i primi frammenti ceramici catalogati e soprattutto queste strutture lignee che rappresentano un po' un ambiente unico di archeologia fluviale e attualmente trasformata in una sorta di lago, visto che le nostre ricerche avvengono in paleoalveo di Po. Qui ci sono dei frammenti ceramici, frammenti di tegole, frammenti di tegole laterizie appartenenti alla produzione delle tegole pansiana, quindi siamo tra primo e secondo secolo d.C. come cronologia, ma i rinvenimenti nel lago e l'occupazione locale arriva fino al VI secolo d.C. Probabilmente questo insediamento è stato completamente spazzato via da una grande alluvione, di cui parlano anche le fonti storiche, ad esempio Paolo Diacono, nelle Storie Longobardorum, cita questo grande diluvio. E quindi, pensando a questo grande diluvio, noi troveremo sott'acqua una serie di elementi archeologici tutti isorientati, ovvero tutti orientati nello stesso senso, secondo la corrente di questa grandissima piena che ha distrutto l'insediamento. Perfetto. Gianni, certo che rispetto alle altre chiacchierate, qua ascoltare Giovanna, rimaniamo anche io e te abbastanza attenti perché... No, allora Giovanna, adesso tu ci hai fatto vedere tutte queste attività che abbiamo svolto come ECMAS-IDC negli scorsi anni, insieme ai tuoi allievi, insieme ai ragazzi dell'università dove insegni. Chiaramente anche voi avrete avuto in questo periodo il problema del lockdown, quindi questo solitamente, mi pare Gianni, sia il periodo dove c'erano i campi attivi, quelli dal vivo, no? Quindi si andava proprio in acqua, in mare, in acqua interna, si andava a fare i rilievi davvero. Io e Gianni abbiamo partecipato a qualche tuo incontro online tenuto in questi mesi. Vuoi raccontarci com'è cambiato il modo di tenere i corsi di archeologia subacquea in epoca di lockdown? Cosa ti sei dovuta inventare? Sì, ma effettivamente l'invenzione più che altro è telematica, ovvero il magnifico rettore dell'Università di Padova ci ha chiesto di poter adoperare la piattaforma Zoom. Grazie a un sistema comunque già collaudato in parte dalla nostra università, che prevedeva l'uso del Moodle, ovvero di un sistema online per gli allievi, considerando che la collaborazione di ECMAS Diving Center con l'Università di Padova è attiva già da 4 anni, abbiamo istituito un laboratorio di archeologia subacquea, questo per inciso. E abbiamo così deciso di fare lezione attraverso la piattaforma Zoom, e quindi di poter fare delle lezioni di teoria intanto, e quindi seguire tutta una parte direttamente online con una regolare iscrizione da parte degli allievi, che ha permesso di condividere comunque PowerPoint e video, e quindi di fare poi domande, di intervenire e di creare anche di nuovo un colloquio, pur telematico, ma attivo con gli allievi. E devo dire che il seminario telematico, le lezioni attivate attraverso una piattaforma, quindi online, hanno ricevuto addirittura un successo maggiore rispetto alle lezioni frontali. E questo mi ha piacevolmente sorpreso, perché non potevamo esserne certi. È stato comunque un successo, perché quest'anno il laboratorio di archeologia subacquea
avuto come ben 11 allievi, tutti partecipanti, che hanno prodotto degli elaborati scritti in forma di disegno e di ricostruzione storica proprio del sito di cui abbiamo fatto menzione poc'anzi, cioè della zona di Gambulaga. E domani proprio abbiamo le revisioni dei loro elaborati che sono già stati consegnati per poterli discutere e eventualmente modificare per una presentazione anche al pubblico. Aspettiamo fiduciosi la possibilità di andare in acqua. A questo punto siamo tutti molto in attesa della possibilità di spostarci e di poter tornare sul campo. Tutte le discipline che necessitano di ricerca hanno bisogno delle loro anche strutture e dei loro panorami effettivi. E in questo caso abbiamo avuto quest'anno un bellissimo invito da parte del Parco Archeologico Sommerso di Baia e dei Campi Flegrei, nella sezione di Baia, per cui spero di poter portare gli allievi e chi vorrà seguire anche il corso di Underwater Cultural Heritage Discovery con noi, in questo caso, per questa volta in Campania. In questi giorni sto ricevendo telefonate, messaggi di allievi, amici, mi dicono: l'anno scorso ti ricordi, eravamo a Favignana, l'altro anno ti ricordi, eravamo Isola delle Femmine. Beh, certo, sono state tutte spedizioni molto belle, sia quelle in barca, sia quelle ancora più vecchie che effettuavamo a bordo del Merak, una barca che è stata dismessa, per cui non abbiamo possibilità di ritentare queste esperienze. Però io auspico sempre di poter trovare un'altra imbarcazione simile con un comandante analogo, altrettanto collaborativo, e quindi di poter continuare anche nella sezione delle crociere subacquee scientifiche archeologiche. La quarta domanda, vorrei farla prima a Gianni, se sei d'accordo, Giovanna. Gianni, mi piacerebbe sapere, se ci sono delle idee o dei sogni per il futuro, cioè, che cosa ci può portare l'archeologia subacquea come valore aggiunto in quella che è la nostra offerta formativa come ECMAS EDC. Tu credi che possa essere magari quel quid in più per andare oltre quelli che sono i classici corsi subacquei, io li chiamo usa e getta che fanno adesso, quindi per guadagnare i famosi 5 metri in più. Tu pensi che investire sull'archeologia subacquea potrebbe essere veramente il guadagnare dei punti rispetto alla concorrenza? Il microfono, Gianni, devi accendere il microfono. Dicevo che la domanda è complicata e anche lunga. Io no, lo sai che non sono mai per definire soprattutto il lavoro di altri come usa e getta. Sono d'accordo col dire che magari ci sono delle qualità che mirano ad obiettivi diversi. È certo che noi viviamo sempre di sogni. L'ECMAS Diving Center è un sogno in generale, è nata come un posto dove si possa anche e soprattutto avere sogni. Uno dei nostri sogni, che lo sogniamo già da un po', è quello di lavorare nell'ambito della formazione delle guide, queste sconosciute, nel senso che credo che siano un anello molto debole della nostra catena dei servizi, le guide. Per quanto riguarda la nostra sezione, diciamo così, la sezione istituzionale, diciamo che la guida è una figura che non è mai stata presa così in considerazione per quanto sia importante la sua formazione. E da tempo con Giovanna intendiamo formare delle guide che abbiano anche forti conoscenze scientifiche, e non solo le conoscenze scientifiche dal punto di vista biologico e ambientalista, ma anche dal punto di vista di competenze che riguardano la geologia, che riguardano l'archeologia in modo particolare, e quindi delle guide molto specializzate. È vero che non ci è semplice realizzare questo sogno, non ci è semplice anche perché sappiamo tutti bene che non è un periodo di grande spolvero quello della subacquea in questo momento, per cui sono anche in pochi che stanno investendo nella propria professione. E questo non vuol dire però che noi non dobbiamo produrre un prodotto professionale
all'altezza di chi è, ha voglia di frequentarlo, per cui questo è il nostro più grande sogno. Certo che non avremmo mai potuto neanche pensarlo se non avessimo al nostro interno una sezione così ben guarnita dal punto di vista delle competenze scientifiche necessarie per andare in questa direzione. Comunque è anche il nostro obiettivo del futuro. Le guide subacquee sono da noi nel nostro mirino, insomma, ci vogliamo lavorare il più possibile. Tanto abbiamo fatto per gli istruttori, tanto vogliamo fare per le guide. Anche perché questi due, la somma di questi due tanto significa tantissimo per tutti i subacquei. Cioè avere degli istruttori ben preparati, avere delle guide molto competenti vuol dire che i subacquei in genere, sia i nostri di Mass Diving Center, sia altri, possono godere di quello che è il lavoro di tutti, così come noi godiamo del lavoro delle altre agenzie didattiche che hanno fatto magari altri investimenti, hanno speso altri sogni, hanno deciso per altre vie. E non tutto questo a noi ci è negativo, anzi ci è molto di positivo anche dei loro lavori, e cerchiamo di essere anche noi lì nel gruppo che pedala per vedere dove ci portiamo, insomma. Beh, Giovanna, mi sembra un bel cross questo qua, nel senso, come sogno, perché io so che tu hai fatto anche un lavoro di traduzione non indifferente del manuale guide, quindi hai tradotto tutti quelli che sono gli standard, tutti quelli che sono i syllabus del manuale guide, quindi credo che questo sia un bel cross da parte di Gianni. Ma no, questo è una cosa che condividiamo da tempo, e credo che la guida subacquea sia una professione a tutti gli effetti che possa essere sostenuta da più punti di vista, non ultimo quello scientifico. Tant'è vero che quest'anno noi abbiamo proposto la formazione delle guide scientifiche agli MD Day, alle giornate del patrimonio marittimo della Commissione Marittima degli Affari Europei, e quindi siamo stati ancora una volta patrocinati dalla Comunità Europea per portare avanti questo progetto. Il progetto, fra l'altro, vede coinvolto anche il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, che ha consentito a tenere una parte del laboratorio dedicata a questa nuova professione, e chi degli allievi ha frequentato quest'anno il laboratorio dell'archeologia subacquea, che era anche in parte dedicato proprio alla formazione della guida subacquea, ha potuto avere 3 crediti formativi universitari, che sono quindi una parte del curriculum scientifico per la laurea in scienze archeologiche, la laurea specialistica in scienze archeologiche e la laurea triennale in archeologia, nonché la laurea triennale in progettazione e gestione del turismo culturale. Un elemento che mi sembra molto importante anche per le nostre attività, perché subacquea e turismo e cultura vanno di pari passo, soprattutto in una nazione straordinaria come l'Italia. Bene. Allora Gianni, intanto noi prima in preproduzione con Giovanna pensavamo di fare un intervento in una delle prossime puntate coinvolgendo magari uno o due studenti dei corsi di Giovanna per farci raccontare da loro quella che sono stati i loro primi approcci sia per l'archeologia subacquea sia per quanto riguarda i corsi subacquei. Ricordati sempre di accendere il microfono, Gianni. Quindi questa è un pochino l'idea che abbiamo avuto, che sicuramente tu sposerai, perché tu quando si coinvolgono ragazzi penso che puoi che essere contento, perché saranno comunque il nostro futuro, no, i ragazzi che cerchiamo di avvicinare a questo mondo meraviglioso. Cosa possiamo dire? Io direi che possiamo salutare tutti i nostri ascoltatori. Sapete che questo video poi viene visto nell'arco della settimana tantissime volte, quindi salutiamo anche quelli che non sono collegati in diretta. Ringraziamo Giovanna Bucci, grazie mille Giovanna. Grazie a voi. Ciao, ci sentiamo presto. Grazie, come sempre, ci fai sempre fare delle figure bellissime. Un abbraccio, grazie. Giovanna. Ciao Gianluca. Ciao Gianni, ci vediamo lunedì prossimo, non abbiamo ancora deciso di cosa parleremo lunedì, però sui nostri canali social verrete avvisati, facciamo così. Ti verrà un'idea, Gianluca, sei sempre fantastico, grazie. Va bene. Grazie a tutti, buona serata ai nostri ascoltatori e buonanotte da CMAS CDC. Buonanotte.